Io sono uno squinternato, sappiatelo, quindi non mi dovete seguire, però potrei smettere di essere uno squinternato se entrassi in un'organizzazione con la democrazia interna e venissi eletto delegato. A quel punto il mio essere squinternato finirebbe, diventerei il delegato. Capite? Ognuno di noi in fondo è uno squinternato. Quando è solo, è un individuo, come diceva la Thatcher, non esiste la società, esistono solo gli individui. Sì, come singoli individui siamo tutti squinternati. Allora, se io vengo eletto da un'assemblea di miei pari e quindi sollevato a una responsabilità superiore, grazie a ciò smetto di essere uno squinternato. Ragazzi, è uscito un articolo che è una vera merdina diocrana. Tira in mezzo Pasquinelli, Moreno Pasquinelli, che tutti noi conosciamo e che io ho frequentato a lungo, per poi spalare merda su qualsiasi forma di opposizione politica ci sia in Italia. Merdina di Ocrana, e voi sapete che io per Ocrana intendo gli apparati di intelligence politica e culturale, il cui scopo è quello di seminare caos, confusione in ambito culturale e ovviamente quindi politico. Ocrana, da non confondere con i servizi segreti, quelli sono altra cosa. Ocrana opera sostanzialmente ascoltando, monitorando e poi utilizzando in maniera opportuna le persone. Come? Va ad individuare le personalità squinternate e a queste personalità dà visibilità, dà spago. Ora, io, come ho detto, conosco bene Moreno Pasquinelli, il quale ebbe nel 2003, quando lo conobbi ancora non lo sapevo, poi scoprì questa cosa, che nel 2003, io l'ho conosciuto personalmente nel 2009, ebbe, dicevo, nel 2003 ebbe una disavventura, fu arrestato perché aveva dato ospitalità a degli esponenti della resistenza irachena, che ovviamente la stampa descriveva come terroristi, e su questa vicenda voglio leggervi quello che scrisse, quello che dichiarò a quei tempi Beppe Pisanu, ministro dell'Interno. Si consolida l'ipotesi che gruppi o singoli personaggi dell'eversione italiana possano entrare in contatto e collaborare con organizzazioni terroristiche internazionali spinti dai comuni orientamenti anti-americani ed anti-occidentali. Ocrana non è Beppe Pisanu, naturalmente. Ocrana è costituita da persone molto più intelligenti. Per esempio, questo sconosciuto funzionario di Ocrana fece questa dichiarazione al giornalista Carlo Bognini di Repubblica, che è una dichiarazione che consiste in una descrizione del personaggio Moreno Pasquinelli, geniale, che dimostra quanto siano intelligenti questi di Ocrana e quindi da rispettare e temere. Mica sono stupidi come gli squinternati che usano, poi torneremo sul concetto di squinternati. Comunque, il funzionario oscuro disse di Moreno Pasquinelli: un povero sfigato che da quando è ragazzino non è mai riuscito a mettersi intorno a un gruppo di persone in grado di seguirlo in alcunché di eversivamente significativo. Ce lo vedo Pasquinelli agitarsi intorno ai turchi, eccitarsi nel poter mettere a disposizione soldi, case, telefoni, mogli a qualche rivoluzionario vero,
A lui bastava poco per sentirsi coinvolto, lui che era schizzato da tutto il movimento perché trotskista. Ecco qua, questa è una descrizione del personaggio Pasquinelli, a mio parere perfetta, geniale, geniale. Perché? Perché Ograna, tra le tante cose che fa, c'è anche questa, andarsi a cercare persone che abbiano un carattere debole, bisognose di ribalta, di stare al centro dell'attenzione, e le utilizza poi per spalare merda su tutto il movimento, esattamente come hanno fatto adesso con questo articolo pubblicato su Micromega. E in Italia di squinternati ne sono venuti fuori tanti in occasione della pseudopandemia e poi delle proteste contro il Green Pass. Ne sono venuti fuori tanti. Tutti personaggi che avevano sostanzialmente una capacità, quella di sgomitare per salire su un palco e parlare a piazze che si riempivano sotto la pressione di ciò che stava accadendo, ma quelle non erano le loro piazze, quelle piazze non appartenevano a nessuno di questi squinternati, i quali si sono fatti avanti, e quindi abbiamo visto squinternati storici come Moreno Pasquinelli, che non ha intorno sostanzialmente nessuno, il gruppo dei Pasquinelli sarà di 20 persone. E infatti non ha voluto partecipare alle elezioni del 2022, secondo me, mia spiegazione banale, perché sarebbe stato costretto a pesarsi, avrebbe dovuto candidarsi o candidare un suo uomo o una sua donna in Umbria, e lì sarebbe venuto fuori che Pasquinelli pesava 150 preferenze. E quindi lui se n'è guardato bene, si è inventato di tutto e di più pur di dire che non era il caso di partecipare alle elezioni. Ok, andiamo avanti. Quando manca, ecco qua, non c'ho l'accendino, ma cose da pazzi. Sì, bene, la sigaretta ce l'ho. Torniamo a noi. Dicevo, io lo conosco dal 2009, ragazzo simpatico, a me è stato molto simpatico Pasquinelli, e l'ho seguito negli anni, senza mai entrare in nessuno dei suoi gruppi. In un paio d'occasioni mi presentarono la scheda di adesione, io gli dissi di no, perché che ci fossero degli elementi di confusione in quello che faceva Moreno Pasquinelli, questo mi era apparso chiaro, ma quegli erano gli anni della battaglia No Euro, da non confondere con quello che è successo poi con il Green Pass, perché gli anni della battaglia No Euro sono stati anni interessanti, c'era una minoranza di una minoranza che si occupava del tema, le discussioni erano interessanti. Io ho partecipato a decine di convegni, all'inizio sono andato con la telecamera, poi per fortuna altri hanno imparato e quindi non è stato più necessario. E ho ascoltato tantissime argomentazioni assolutamente interessanti che mi hanno arricchito, e Moreno Pasquinelli ne ha organizzati tanti di questi convegni, ma questi convegni non erano frequentati da sue persone. Era lui che riusciva a coinvolgere negli incontri 100, 150, una volta 500 persone. 500 persone, che sono tante per parlare, in quell'occasione c'era Mosler, quindi Mosler della MMT aveva attirato un sacco di personaggi. I convegni di Pasquinelli erano frequentati anche da esponenti politici di primo livello, da Torre, Fassina, per citarne un paio, perché erano gli anni in cui si criticava l'adesione alla moneta unica, all'euro, e anche l'adesione all'Unione Europea. Poi sappiamo come andrà a finire quella cosa, no? Dopo il voltafaccia della Lega e del Movimento 5 Stelle,
I politici di professione hanno capito che l'ordine era che non si uscisse dall'euro e dall'Unione Europea, hanno capito che quel sentiero non avrebbe portato loro nessun vantaggio e quatti quatti si sono ritratti, compresi da Torre e Fassina. Vabbè, questo è nella natura delle cose umane. Poi nel 2017 gli diedi una mano, sempre a Pasquinelli, nell'organizzare una doppia operazione. Si trattava di partecipare alle elezioni regionali in Sicilia, ottenere un buon risultato e sullo slancio proporsi come gruppo che svolgeva il ruolo di attrattore per partecipare alle successive elezioni politiche, quelle del febbraio 2018. L'operazione mi sembrò ben congegnata, decisi di dargli una mano e anche per farmi una vacanza in Sicilia, visto che mia moglie è di origini siciliane, lo accompagnai a Palermo, fu una bella avventura, conobbi un sacco di persone simpatiche, però ahimè non fu possibile partecipare alle elezioni regionali in Sicilia. Perché? Perché nonostante tutte le rassicurazioni e la sicurezza con cui tutti davano per scontato il raggiungimento del numero delle firme necessarie, alla fine ciò non avvenne. Fu incolpato di questa cosa, di questo fallimento, Beppe De Santis. Ho assistito a un litigio fra Beppe De Santis e Pasquinelli assolutamente tremendo, talmente tremendo che poi mi è entrato nella testa un sospetto, perché era veramente troppo. Ho fatto, ma non è che questi si sono messi d'accordo di alzare così tanto la voce? E lì qualcosa ha cominciato a non suonarmi bene. Però ve lo racconto questo aneddoto, poi con questa una lunga chiacchierata. Dissi, ma come? Ma possibile che questi si accapigliano così in una sceneggiata di questa natura? Comunque continuai a dare una mano, ormai ci stavo, e quindi cominciamo a sentirci online. Erano i primi tempi che si facevano riunioni online con qualche difficoltà maggiore rispetto ad oggi, per partecipare alle elezioni politiche del 2018. Con grande fatica si trovò una quadra, 15-20 persone, ognuno dei quali poteva rappresentare insomma qualcosa, comunque attivisti di lungo percorso nella discussione no euro, no Unione Europea. All'improvviso, quando si era trovata, come dire, una linea politica comune, Pasquinelli improvvisamente organizza, convoca una riunione in cui si dovevano incontrare personaggi esponenti di Potere al Popolo, di altri partiti comunisti però filo europei, Gioele Magaldi e una serie di altri personaggi la cui presenza a questa riunione convocata da Pasquinelli senza consultare nessuno provocò la frantumazione del gruppo. E quindi nel 2018 il tentativo di presentare una lista alle elezioni politiche naufragò anzitempo, anzi il gruppo si spaccò. E questa seconda vicenda mi fece ancora di più riflettere. Dissi, ma che cos'è Pasquinelli? Perché fa queste cose? Poi Moreno Pasquinelli si è avvicinato prima al governo giallo-verde, ne nacquero tra me e lui delle polemiche, i miei commenti sul suo blog smisero di essere pubblicati, poi lo abbiamo visto sostenere tesi populistiche, poi lo abbiamo visto esprimere simpatia per il governo giallorosso, quello il Conte 1, e anche lì, insomma, cioè io rimanevo assolutamente esterrefatto davanti
a questa cosa, visto che il Movimento 5 Stelle si era reso responsabile di un doppio tradimento. Quello sull'euro avevano fatto marcia indietro e poi anche sulla legge Lorenzin avevano rinnegato le loro posizioni anti legge Lorenzin. E quindi cominciare a guardarlo con sospetto e a domandarmi chi fosse e chi sia Moreno Pasquinelli. Ve lo anticipo, io non credo che sia un funzionario di Ocrana, io penso che sia uno dei tanti squinternati che vengono manovrati da Ocrana, che è un'organizzazione di persone molto sopraffine di mente, che è in grado di manipolare queste persone, perché ne conosce gli aspetti caratteriali, psicologici, e quindi li manovra come pupazzi, come io manovro qui. No, è lui che manovra me. Comunque, dopo questi bei precedenti, arriva la stagione del Green Pass e noi ci troviamo naturalmente il Pasquinelli nelle piazze a contestare le decisioni prese dal governo Conte e poi le decisioni prese dal governo Draghi, comunque sostenuto da tutti, anche dai 5 Stelle, in parte anche dalla Lega. L'unico partito che non ha sostenuto a parole il governo Draghi, come sapete, è stato Fratelli d'Italia, che per questo ha raccolto tanti consensi. Gli è stato permesso poi di vincere le elezioni perché il centro-sinistra si è presentato diviso ai collegi uninominali, per cui la Meloni è diventata Presidente del Consiglio pur avendo il centro-destra raccolto il 5,6% in meno di voti rispetto al centro-sinistra unito. Vabbè, ma questa è una parentesi, però dimostra ancora una volta come ai piani alti si sia capaci di mettere in campo strategie sofisticate. E ovviamente fa comodo che le opposizioni a questo regime unico siano guidate dagli squinternati, cioè da persone che non hanno stabilità emotiva, che non siano razionali, manipolabili. E li abbiamo visti. A differenza della stagione no euro, dove bene o male si facevano convegni, si doveva discutere, si contrapponevano delle tesi e anche lì, vabbè, ma sorvoliamo. Con la stagione del Green Pass i capopopolo sono comparsi praticamente dal nulla. Chi sono queste persone? Sono persone appunto che in momenti di fermento sociale riescono a salire sui palchi dando l'impressione che le persone, le migliaia, decine di migliaia di persone che li stanno ad ascoltare siano persone che stanno con loro. Sono invece letteralmente il nulla. Lo stesso Pasquinelli qui su sollevazione.it, dopo la pubblicazione di questo articolo vergognoso, schifoso veramente, pubblicato su Micromega, ha pubblicato un articolo dal titolo "Il fronte del dissenso, querela Micromega", con una fotografia giù le mani in cui si vede un bel po' di gente, piazza San Giovanni piena, con questo enorme striscione "fronte del dissenso". Uno che guarda superficialmente potrebbe pensare: ammazza il fronte del dissenso, quanta gente c'ha dietro? Non c'hanno nessuno. Quelle persone lì stavano, perché era un momento, stavano a piazza San Giovanni, perché era un momento di fermento sociale. E in questi momenti servono degli sfoghi collettivi, che sono appunto le manifestazioni, non organizzate da strutture solide, partiti veri, sindacati, no, sono quasi autoconvocate per passaparola queste manifestazioni. Poi questi qua vanno nelle piazze, piazzano i loro striscioni, fanno le fotografie e
trasmettono il messaggio, ecco, vedete, noi siamo alla testa di queste organizzazioni. Questo è quello che è successo in tutti questi ultimi 10-15 anni. Da Grillo, passando per il fenomeno Bagnai, fenomeno Salvini, e poi appunto attraverso la stagione del Green Pass. Queste piazze cavalcate da questi squinternati, i quali, salendo sui palchi, ovviamente tolgono spazio alle persone che invece sono più riflessive, alle persone normali, alle persone normali. Questo è il punto. Gli squinternati fanno comodo ad Ocrana. Poi cosa sono stati capaci di combinare questi? Niente. Nessuno di loro è riuscito a costituire un'organizzazione politica che abbia un minimo di struttura. E questo è il punto essenziale ed è l'obiettivo principale in questa fase storica di Ocrana: impedire che l'opposizione al regime unico possa darsi una struttura partitica. Che cos'è una struttura partitica? Ve lo spiego subito. Allora, io un paio d'anni fa, mi pare che fosse il 2021, scusate questa ulteriore divagazione, ma tanto è un flusso di coscienza, incontrai in Toscana Francesco Toscano, il quale già mi conosceva, e va bene, ci mettiamo a parlare. A un certo punto, un paio di minuti abbiamo parlato, l'ho beccato da solo e per un paio di minuti abbiamo parlato, perché non era facile parlare con Francesco Toscano, era pieno di gente che, come lo vedeva solo, gli andava addosso per parlargli. Comunque riesco a beccarsi due minuti, parlo un po' con lui, naturalmente col sigaro in bocca, come io sto sempre con la sigaretta in bocca. E a un certo punto c'è un testimone, l'amico Fabrizio. Francesco Toscano, così, all'improvviso mi dice: comunque, in Ciociaria, in provincia di Frosinone, se vuoi fare qualcosa io ti do carta bianca. Io, francamente, ragazzi, rimasi basito. Come mi dai carta bianca? Che significa che mi dai carta bianca? Se tu mi dai carta bianca vuol dire che me la puoi togliere, la carta bianca. Cioè io lavoro per te, poi quando tu decidi che vuoi avere un altro proconsole a Frosinone, io mi attacco. Ma neanche per sogno, non gli ho neanche risposto. E infatti non ho organizzato nulla fino a quando non sono arrivate le elezioni del 2022, convocate all'improvviso da Mattarella. Io stavo partendo per le vacanze e così organizzai una sezione di, all'epoca si chiamava Ancora Italia, prima della scissione, e poi quando fu il momento di raccogliere le firme, ma tutto nel giro di 15-20 giorni, riuscimmo a mobilitarci per raccogliere le firme, abbiamo raccolto un buon numero di firme e abbiamo anche ottenuto poi alle elezioni un risultato superiore alla media nazionale di Italia Sovrana e Popolare, quindi abbiamo fatto la nostra parte. Dopodiché sono cominciati i noti dissidi fra Toscano e Fusaro, si è arrivati alla scissione di Ancora Italia. Io ho partecipato all'ultimo congresso, no, all'ultimo, scusate, al congresso fondativo di Ancora Italia per la sovranità popolare, la parte che era rimasta fedele a Francesco Toscano. Ho fiutato l'aria, ho capito dove si andava a parare, ho salutato Toscano personalmente e gli ho detto: guarda, non mi piace la direzione in cui stai andando e quindi ti saluto. E lui mi ha risposto cordialmente, mi ha detto: sì, sì, lo so che tu hai una visione politica diversa, il nostro è un disaccordo politico, non sei uno che
rimesta nel fango o qualcosa del genere. E in effetti Francesco Toscano da quel momento ha fatto tutto meno che quello che avrebbe dovuto fare, cioè utilizzare il risultato elettorale, la mobilitazione che c'era stata a favore di Italia Sovrana e Popolare per dare una struttura partitica al suo movimento. Cos'è una struttura partitica? È una democrazia interna, uno statuto democratico interno basato sulle sezioni e non sulla carta bianca che tu dai a questo o quell'altro proconsole. Non lo ha fatto, avevo visto giusto. Chiaro? Bene, Pasquinelli non si era voluto impegnare nelle elezioni, vi ho detto perché non lo avevo voluto fare, perché sarebbe stato pesato e sarebbe venuto fuori che non conta niente. Ma come tutti gli altri non hanno niente alle spalle, sono il nulla. Sono personaggi capaci, sgomitando, di salire sui palchi. E a distanza di 15 anni dall'inizio di questa lunga stagione di fermenti non abbiamo nulla. Cosa dovremmo avere? Ma almeno un partito organizzato di un migliaio di persone, che non ci vuole tanto per farlo, ragazzi. Vogliamo fare il partito? Volemo fare il partito? Sapete che serve per fare il partito? Servono una ventina di sezioni o gruppi territoriali sparsi in tutta Italia, ognuno formato da una ventina di persone o 30. 20 per 20, 400, 20 per 30, 600, c'ha il partito, ognuno di questi gruppi territoriali elegge ogni anno inderogabilmente un suo rappresentante al comitato centrale, che diventa l'organo di sovranità collettiva, il quale comitato centrale per quell'anno è il partito, si esprime a nome del partito, prende le decisioni a nome del partito. Dopo un anno si rivota inderogabilmente e nasce un partito. Ma ci vuole tanto? Ci vuole tanto? Eppure tutti questi squinternati non sono stati capaci di fare una cosa del genere, così semplice. Perché non sono stati capaci di farlo? Perché non lo vogliono fare. Perché non lo vogliono fare? Ognuno di loro pensa, essendo uno squinternato, e magari perché qualche vocina, qualcheduno diocrana va lì, lo pompa un po', lo convince ad andare da solo, ognuno di questi squinternati pensa di diventare chissà che cosa. Tra di noi circola un modo di dire, che è quello di definire queste persone tanti bagnai che non ce l'hanno fatta. Ma Bagnai era intelligente e capì che l'unico modo per farcela era quello di entrare in un partito grande già esistente. L'unico modo per farcela, per lui naturalmente, è entrato nella Lega. Questo mondo di squinternati invece non è stato capace di capire la cosa più semplice, e che cioè se fossero riusciti a mettersi d'accordo su un metodo di democrazia interna, oggi esisterebbe in Italia un partito di opposizione al regime unico con migliaia di iscritti. Però un'organizzazione del genere non può essere un'organizzazione dove è il vertice che nomina i coordinatori regionali, provinciali e quant'altro. Noi abbiamo scritto con un collettivo che si è sciolto, il collettivo Prototipo, un documento dal titolo Libertà e partecipazione, in cui abbiamo sostanzialmente delineato la possibile architettura di un'organizzazione politica di questo tipo. Stiamo cercando di promuoverlo, però
Già oggi possiamo affermare che l'interesse di questi capopopolo è estremamente nullo, è praticamente nullo. Perché? È perché questo documento va esattamente contro la loro visione folle. Ognuno di loro crede di essere un rivoluzionario e lavora per sé e trova dei seguaci, persone cioè che si mettono in scia. E questo succede anche perché gli italiani sono un popolo poco abituato alla democrazia, c'è anche una questione storica e culturale, cioè gli italiani conoscono un solo tipo di democrazia, quella che praticano, ed è quella delle assemblee di condominio. Per il resto gli italiani quando mai l'hanno vissuta la democrazia? Fino all'inizio del Novecento votava il 2% degli aventi diritto, diciamo degli adulti maschi, non votavano neanche le femmine. Poi abbiamo avuto la prima guerra mondiale, poi abbiamo avuto il fascismo, poi finalmente abbiamo avuto un periodo di democrazia, però con una popolazione non abituata, quindi fragile, una democrazia fragile che è stata attaccata da tutte le parti, dall'esterno e dall'interno. Questa democrazia è stata frantumata anche attraverso la stagione del terrorismo e adesso abbiamo nuovamente una dittatura, un regime unico. E gli italiani, siccome non conoscono storicamente e culturalmente la prassi democratica, l'unico modo che hanno, di quelli che più svegli, che hanno voglia di ribellarsi, è quella di seguire qualche capopopolo. E quindi, eccoli qua, gli squinternati, in qualche modo manovrati da questa struttura ocrana, e al massimo un po' di seguaci che vanno dietro queste persone. Dopodiché ocrana, quando è il momento, spara delle bordate come questo articolo ignobile proprio, veramente ignobile. Fa bene Pasquinelli a querelarli, anche se non ne tirerà fuori un ragno dal buco, non finisce lì la storia. E questa è un'operazione appunto che serve per seminare veleno, dissidio, gettare discredito, per cui se uno ha frequentato Costanzo Preve, ha letto gli scritti di Costanzo Preve, viene messo sullo stesso piano degli eredi dei neofascisti. L'articolo è qualcosa di vomitevole proprio, è un articolo diffamatorio, scritto anche male da questi due scribacchini ocranici. Non dico di Ocrana, altrimenti mi querelano. No, magari lo pensano veramente, ma lo stile è quello ocranico, cioè seminare veleno, dissidio. C'è un solo modo per uscire da questa situazione bruttissima, per cominciare a costruire una opposizione a regime unico, ed è quello di essere capaci di costruire una o più organizzazioni politiche strutturate nelle quali vi sia una vera democrazia interna e non l'assegnazione di incarichi da proconsole come mi disse Francesco Toscano in Toscana un paio d'anni fa: ti do carta bianca se vuoi fare qualcosa a Frosinone, ti do carta bianca. Ma quale carta bianca? Ma che siamo scemi? Poi ci stanno invece persone che sono servili nell'animo, che se un toscano, persona pubblica, nota, gli dice ti do carta bianca, gli trema il cutarizzo, e subito si mettono a servizio. Capite? Perché questo tipo di persone esiste e quindi questi trovano i seguaci. Basta diventare una persona nota e tu trovi dei seguaci, perché è pieno di gente che vuole entrare nel tuo cono di luce.
Ma non è questo il tipo di persone che possa costruire l'opposizione al regime unico. Servono persone indipendenti, libere, razionali, che sappiano anche capire quando è il momento di essere protagonisti e quando è il momento di farsi da parte e non rimanere attaccati a dei ruoli che ormai, per i quali ormai è passato il tempo. Va bene, mi sono dilungato anche troppo. Io sono uno squinternato, sappiatelo, quindi non mi dovete seguire, però potrei smettere di essere uno squinternato se entrassi in un'organizzazione con la democrazia interna e venissi eletto delegato. A quel punto il mio essere squinternato finirebbe, diventerei il delegato. Capite? Ognuno di noi in fondo è uno squinternato. Quando è solo, è un individuo, come diceva la Thatcher, non esiste la società, esistono solo gli individui. Sì, come singoli individui siamo tutti squinternati. Allora se io vengo eletto da un'assemblea di miei pari e quindi sollevato a una responsabilità superiore, grazie a ciò smetto di essere uno squinternato. Poi però devo essere rieletto per rimanere in quel ruolo. E rieletto ancora, ogni volta, inderogabilmente. Questa è la democrazia, non le nomine che calano dall'alto e anche dall'altro, su volete capire. Va bene, io e il maresciallo Pidugov vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima intemerata. Un saluto, ciao.